Il mio nome è Giuseppe Grilli, insegno da qualche anno letteratura spagnola all'Università di Roma III. In precedenza ho insegnato in molte altre università italiane ed europee, anche americane. Sono molto contento che alla fine della carriera, o quasi alla fine della carriera, sono venuto a Roma, anche perché io sono nato nel Lazio, sono nato in un piccolo paese del Lazio che si chiama Alvito. E ad Alvito è nato uno dei grandi umanisti del Cinquecento. Fra l'altro un umanista che ha ispirato la prima opera stampa di Miguel de Cervantes, il maggior scrittore spagnolo, La Galatea. Quindi in qualche modo mi sento molto a mio agio, mi sento molto a casa, anche perché Roma III, rispetto agli altri Atenei romani, è un Ateneo molto rivolto al Lazio, al territorio della regione e non soltanto a quello della città. E poi mi piace molto Roma III perché è collocata nel piano della città in un luogo molto bello e anche per certi aspetti emblematico, perché Roma III è tra il nuovo quartiere o la nuova Roma dell'Eur e il centro. Noi siamo tra Trastevere e l'Eur, quindi un luogo emblematico della città, un luogo della transizione. E questo della transizione mi piace molto perché con gli amici di questa piccola, giovane, dinamica casa editrice che è Nuova Cultura, abbiamo pensato di fare una collana che si intitola Iberica e che già nel nome vuole essere una collana legata al concetto di transizione. Quindi non una collana di sola lingua, di sola letteratura, di sola cultura, ma una collana non soltanto di area ispanica, spagnolo, ma una collana aperta con il nome iberico, iberica, a le molteplicità. La caratteristica, a mio avviso, della cultura iberica, delle culture iberiche e iberoamericane, è proprio questo di essere una grande cultura dell'Occidente, però anche una grande cultura dell'Occidente totalmente diversa dalle culture incentrate sul nazionalismo linguistico e culturale. Quindi, d'altra parte, l'idea stessa, il concetto stesso di Iberia o di Spagna è un concetto multiculturale. Non possiamo dimenticare che con nomi diversi viene identificata sempre la stessa area geografica e non solo geografica, anche storica e umana. Hispania è sicuramente il nome latino e quindi anche il nome cristiano, ma Sefarad è il nome ebraico e Andalus, Al-Andalus è il nome arabo. Non sono patrie diverse, è sempre la stessa patria. Una patria che viene declinata nella pluralità. E questo è vero non soltanto storicamente negli anni dell'alto, del basso medioevo, insomma fino alle soglie della prima modernità, ma è vero anche nella seconda o nella recente modernità, perché oggi che finalmente per esempio la Spagna, ma anche il Portogallo, hanno ritrovato un'organizzazione, una coesione sociale basata sui principi democratici e non su quelli dell'oppressione e della dittatura, si riscoprono o si dà legittimità, agibilità culturale, linguistica e politica a tradizioni come quella catalana, quella basca o quella gallega. Quindi Iberica è questo, è il tentativo di fare una collana che risponde a un'idea di sempre, ha una specificità di sempre, come ricorda il grande maestro Claudio Guillén, delle culture iberiche, che sono iberiche anche perché sono peninsulari, sono europee, ma sono anche poi americane.
E un'altra grande caratteristicità della cultura iberica è quella della sua, in qualche modo, presenza piena in Europa, ma anche di una sua apertura naturale a tutto il Mediterraneo e alle diversità culturali del Mediterraneo. Quindi Iberica è questo, è una collana che si occupa di lingua, che si occupa di letteratura, si occupa di cultura. Noi abbiamo per esempio pubblicato, ma anche di traduzioni, per esempio siamo piuttosto orgogliosi di essere i primi ad aver pubblicato una versione bilingue spagnolo-italiano di un capolavoro assoluto della grande cultura del secolo d'oro spagnolo, che è la Dorotea di Lope de Vega, forse il suo capolavoro, come hanno detto autorevoli studiosi, non io, o almeno non io soltanto, ecco. Siamo anche orgogliosi di aver pubblicato un saggio, forse il saggio più importante, su Francisco de Miranda, questo grandissimo personaggio a cavallo entre siglos, come si dice in spagnolo, tra XVIII e XIX secolo, il costruttore dell'idea stessa di americanità libera e indipendente, cioè l'idea di un'America non coloniale, ma nemmeno un'America neocolonizzata. Ecco. Crediamo che questa collana, insomma, abbia. E poi abbiamo fatto anche altre cose piuttosto curiose. Per esempio, abbiamo fatto un libro sulle traduzioni in italiano di importanti autori e testi poetici spagnoli, castigliani. Ma abbiamo anche, per esempio, pubblicato un dramma piuttosto poco noto del grande scrittore dell'Ottocento spagnolo, che è Benito Pérez Galdós, Alceste, che poi è il tema classico, insomma, il tema greco di Alceste, in questa versione galdosiana, in cui in effetti il mito classico si rinnova anche con una forte idea di attualità politica, perché l'idea di Alceste è poi quella di una Spagna democratica, di una Spagna plurale già allora. E stiamo per pubblicare a giorni un libro sulle oceanine del grande Eugenio d'Ors, la sua tetralogia narrativa, quindi un personaggio importantissimo nella storia del Novecento europeo, però di cui in Italia dopo gli anni 40 e 50, in cui lui ha ispirato direttamente la scuola di Anceschi, non se n'era più sentito parlare in modo serio, insomma, in modo importante, no? Ma questo non significa che abbiamo trascurato storie più tradizionali, ambiti o serie di scolastici, no? Abbiamo pubblicato nella collana un volume sulla narrativa picaresca, che è uno degli assi portanti della tradizione letteraria spagnola. Però ecco, facciamo anche cose diverse, stiamo per pubblicare un libro su paremiologia e letteratura, che è una frontiera oggi anche di ricerca estremamente innovativa. Noi abbiamo elaborato un comitato scientifico ampio, in cui ci sono studiosi italiani, studiosi europei e anche di aree molto diverse, insomma, quindi soprattutto aree in cui l'ispanismo ha una tradizione consolidata, perché è un comitato scientifico, non è un comitato delle Nazioni Unite, ecco. No, perché in questo momento c'è anche questa tendenza a un nuovismo un po' irresponsabile, dico io, no? La cultura è una cosa che deve essere fondata sul dialogo e sull'apertura, però anche sulle solidità acquisite. Non è che possiamo improvvisare
tradizioni di ricerca così in paesi in cui lo spagnolo si comincia a conoscere da 20 anni, quindi questo è un dato importante. Naturalmente la collana è aperta a tutte le collaborazioni, c'è un comitato che valuta le proposte, abbiamo un sistema di referee importante e quindi questo insomma garantisce molto anche gli autori sul piano della della rispettabilità, ecco, della rispettabilità anche accademica. Mi rendo conto che questi discorsi sono anche a volte non sempre gradevolissimi, no? Perché noi vorremmo immaginare il mondo della cultura come un mondo completamente scevro da condizionamenti burocratici. Ahimè, non è così. Ahimè, il sistema universitario, ora entrando anche nello specifico, perché questi sono libri universitari, non è che sono libri che vanno sui banconi a Feltrinelli, per intenderci, non sono romanzi di vita, anche se in questi libri si parla anche di questo eventualmente. Il numero uno di questa collana iberica è un libro mio che ho intitolato La scena originaria e ha un sottotitolo Identità e classicità della letteratura spagnola. Ecco, mi sono posto proprio con questo libro, mi sono posto il tema della frontiera, nel senso la letteratura frontiera tra vita e cultura, vita e studio, vita e riflessione, riflessione anche scientifica. E poi mi sono posto il problema della frontiera tra ciò che è tradizione e ciò che di questa tradizione possiamo rendere partecipi anche chi alla tradizione in quanto oggetto di studio non è interessato in ogni istante della propria vita. Ecco, interessato sì, ma non in ogni istante della propria vita, non ha fatto dello studio diciamo una vocazione ossessiva ed esclusiva. Credo che la collana voglia avere anche questa capacità di equilibrio. La scena originaria, torno su questo titolo originario della collana, perché si riferisce al primo grande classico della letteratura spagnola, che è La Celestina, che è un'opera in qualche modo basato, un'opera di teatro potremmo dire, no? Un romanzo dialogato forse, questa è l'interpretazione che io ne do più vicina alla mia sensibilità e alla mia idea dell'opera. Ma la scena originaria è anche la scena originaria della letteratura. La letteratura, ogni letteratura ha una sua scena originaria e a quella scena originaria, come nell'interpretazione freudiana, bisogna tornare se vogliamo capire noi stessi. Ecco, senza la scena originaria non c'è un individuo e se non c'è l'individuo non c'è la letteratura.